che non fa solamente politica, non fa solamente chitarra, non fa solamente football, o non fa solamente, ma che ha interessi multipli, quindi un uomo completo. Io penso che questo mi riporta ad un discorso preciso che mi vede più vicino a quello che è il secondo progetto presentato, tanto per essere chiari. Quindi probabilmente non un pezzo di biblioteca, ma delle sale polivalenti dove la gente possa incontrarsi, dove la gente possa fare lettura, dove la gente possa dibattere, dove la gente possa incontrarsi. Questo a dimostrazione che non c'è uno schieramento preciso, come avete potuto ben vedere. Quindi il nostro compito è quello di dare orientamenti, e questo è il compito del Consiglio, a chi farà il progetto. Se deve fare uno stanzone lungo 200 metri con tanti scaffali, sto banalizzando, o se invece deve fare dei luoghi che possono essere utilizzati per imparare a suonare il piano, per imparare a suonare la chitarra, per fare queste cose, per avere funzioni polivalenti, chiamiamo così. Ecco, questo è il compito che noi dobbiamo fare questa sera. Noi dobbiamo fare un'analisi di come pensiamo di poter utilizzare questo luogo, dopodiché chiaramente chi farà il progetto di ristrutturazione si baserà su questi orientamenti in senso generale, poi dopo in base ai vincoli fisici, i muri che non si possono spostare o quant'altro, arriverà a soluzioni. Ma quello che la Fondazione ci chiede, ed è quello che noi abbiamo chiesto ai cittadini, ed è, io non ho partecipato, quindi mea culpa, ma devo dire meritorio, è il fatto di aver chiamato la gente a dire: Vignolese, come pensi si possa fare questa cosa? Come si possa ricominciare sbagliato, chiedo scusa, come si possa fare cultura a Vignola? Ecco, io penso che questa sia la parte importante, e io sono d'accordo che se riusciremo a fare una cosa partecipata, lì sarà la sicurezza. Una delle cose che penso è proprio quello che se una zona, voi vedete, la sicurezza si fa quando la gente partecipa giorno e notte a iniziativa, qualcosa, quando i cittadini, come tutti noi, insomma, sono presenti sul territorio. Quindi quel posto, non sempre frequentato bene, perché il parco, io ci sono passato parecchie volte, a volte diciamo così che non è molto frequentato, è frequentato solamente in una determinata maniera e qualche volta forse nemmeno bene. Se riusciamo davvero a portare lì determinati fatti, probabilmente risolviamo anche quella questione. Grazie. Enrico Bazzani, La Vignola che vogliamo. Buonasera a tutti. Anzitutto, visto che siamo già passati al momento in cui si fa la dichiarazione di voto praticamente, io trovo fondamentalmente che la Biblioteca Auris sia un fiore all'occhiello di Vignola, si sente? Ok. E quando è stata costruita una decina d'anni fa, è stato fatto una scelta lungimirante che a distanza di 10 anni paga e continua a pagare, perché la biblioteca è frequentatissima, io lo dico da frequentatore, e attira anche persone dall'esterno. Penso proprio sia un fiore all'occhiello di Vignola. E quando è stata costruita non penso si potesse fare di meglio, è stato azzeccato penso più o meno tutto. Ora abbiamo una occasione in più che non c'era 10 anni fa. Abbiamo un edificio in più da usare accanto alla biblioteca e per la biblioteca, per migliorare ancora il servizio che a distanza di 10 anni comincia a scricchiolare. È piena, cioè se ci andiamo a gennaio, febbraio, periodo esami, è strabordante di persone. Credo a questo punto che, pur essendo la seconda
la seconda proposta, validissima, assolutamente validissima, non penso sia declinabile su Villa Trenti, penso sia declinabile su un edificio diverso che magari verrà trovato, quello della ferrovia per dire. Villa Trenti, proprio per il significato che ha e per la vicinanza che ha con la biblioteca, per il legame che ha con la biblioteca, penso debba per forza essere vincolata alla biblioteca. E poi colgo l'occasione anche per chiedere, forse questo non è proprio opportuno, però dato che sono più idee che progetti, però volevo sapere circa dalle tre relatrici se avete una vaga idea del personale che potrebbe servire, capisco che è una cosa difficile, però dare una vaga opinione se potreste. Grazie. Nadia Piseddu, Movimento 5 Stelle. Grazie mille. Allora, prima di partire direttamente con diciamo quello che è la dichiarazione di voto, di fatto, volevo un attimo esprimermi in merito alla premessa che è uscita in questa sede dagli altri consiglieri. In realtà il Movimento ovviamente si esprime soprattutto attraverso i percorsi di tipo partecipato, e quindi la partecipazione deve essere di tutti i cittadini, quindi mi riferisco ad esempio a Federico che dice bisognava sentire le persone competenti, gli utenti specializzati. In realtà sì, devono esserci anche loro, che tra l'altro credo ci fossero, e credo che non siano del tutto impreparate le persone che hanno partecipato, ma soprattutto comunque il contributo lo danno i cittadini. In realtà devo ammettere che anche io, quando ho sentito che l'amministrazione intendeva promuovere un percorso di tipo partecipato riguardo a Villa Trenti, ero scettica perché mi dicevo, tanto si sa già, che sarà adibita a biblioteca. Invece, analizzando comunque durante la commissione, analizzando quello che è stato detto, mi sono dovuta ricredere, nel senso che sì, magari il progetto che passerà sarà quello di adibire tutta la struttura a biblioteca, però da questo processo sono nate comunque delle idee che secondo me devono essere portate avanti comunque, e con la biblioteca comunque non c'entrano. Quindi comunque io la vedo come una nota veramente positiva di questo processo, nonostante possano esserci stati tranquillamente errori. Per quanto riguarda i tre progetti in questione, questa sera viene richiesta al Movimento 5 Stelle di discutere ed approvare una delle tre proposte emerse durante il percorso partecipato denominato Partecipativi inerente a Villa Trenti. In particolare, essendo al momento tali proposte soltanto un insieme di idee e non progetti dettagliati e ben definiti, ciò che ci viene chiesto è di indicare quale destinazione d'uso riteniamo migliore una volta portata a compimento la ristrutturazione dell'edificio in esame. Nello specifico, delle tre categorie in cui sono state raggruppate le varie proposte emerse durante gli incontri con la cittadinanza, ossia 1. Progetti che ruotano intorno all'identità di biblioteca estesa Villa Trenti. 2. Progetti che vedono Villa Trenti come luogo culturale polivalente. 3. Progetti con destinazione specifica e dedicata. Uditi molti degli attori in gioco e vagliate numerose opinioni, il Movimento 5 Stelle ritiene che sia di prioritaria importanza, data l'effettiva incapacità della sede Auris a rispondere ai bisogni della cittadinanza per quel che riguarda le criticità emerse relative all'insufficienza degli spazi destinati all'utenza e al patrimonio, e data l'ubicazione della villa stessa, preferire il progetto numero 1, che vede Villa Trenti come la naturale estensione della sede della biblioteca. Volendo entrare maggiormente nel dettaglio della bozza di progetto presentatoci, ci preme esprimere alcune considerazioni di cui vorremmo che l'amministrazione tenesse conto qualora questa venisse scelta e perciò successivamente meglio strutturata. Essendo a conoscenza dell'effettiva mancanza di edifici pubblici da destinare alle varie associazioni presenti sul territorio, riteniamo di prioritaria importanza che durante gli orari in cui la biblioteca non svolge il suo naturale servizio alla cittadinanza, questa possa diventare la sede temporanea per incontri culturali gestiti dalle associazioni stesse. Condividiamo l'idea di rendere il bar della biblioteca maggiormente fruibile dall'intera comunità, posizionandolo in un'area accessibile direttamente dal parco, favorendo in tal modo anche il presidio del territorio. Tuttavia siamo contrari all'idea ipotizzata sulla carta dell'avvio di un'ulteriore attività commerciale nella sede definita limonaia. Questo perché crediamo fortemente che il parco debba anch'esso essere considerato luogo culturale. La nostra idea sarebbe quella di avere sia uno spazio del parco dedicato all'intrattenimento, ad eventi musicali e di teatro minori ed attività conviviali, sia una parte di esso destinata allo studio e dunque al silenzio. Proprio in questa seconda zona del parco si potrebbe anche collocare panchine e tavolini, questi ultimi anche con scacchiera integrata,
per il giochi o degli scacchi, come già presenti in molti parchi delle grandi città. Inoltre ci piacerebbe che l'amministrazione organizzasse concorsi pubblici per artisti emergenti e studenti per la realizzazione di opere scultoree da esporsi stabilmente sia nel parco che in altre zone del territorio, offrendo uno spazio di creatività e cultura e allo stesso tempo arricchendo la città. Riteniamo inoltre che, oltre ogni disponibilità di risorse economiche, sono le persone con le loro passioni e talenti il valore dal quale non si deve prescindere. La cultura non deve essere considerata come una realtà di nicchia che si autocelebra all'interno di chiusi salotti, ma come il propulsore in grado di rinnovare la socializzazione tra le persone e creare nuovi codici di comportamento condivisi. Proprio per tali motivazioni riteniamo che l'area denominata Limonaia possa diventare un punto di riferimento abituale e uno spazio di incontro e crescita dell'humus artistico cittadino, un luogo da considerare contenitore di attività laboratoriali ed espositiva, profusione di occasioni per dare spazio alle molteplici forme artistiche, passando dalla pittura ai graffiti di strada, dalla musica al teatro fino alla danza. Proprio tale luogo centrale per la città potrebbe anche essere SIAE Free, è destinato alle esibizioni di strada tramite prenotazione e previa iscrizione comunali, come già avviene in alcune grandi città europee. In conclusione, il Movimento 5 Stelle si esprimerà in questa sede favorevole per l'adozione del progetto numero 1, ritenendolo di prioritaria importanza. Tuttavia non devono essere dimenticate le altre idee emerse durante il percorso partecipato e saremo ben lieti di rivalutarle qualora si renderanno disponibili altri luoghi da adibire ad uso culturale. Grazie. Antonia Zagnoni, del Partito Democratico. Sì, io personalmente credo molto nella partecipazione. Io stessa poi sono riuscita a partecipare solamente alla prima occasione di confronto quando il progetto, diciamo così, ha iniziato a decollare. Io l'ho trovato un'iniziativa positiva, anche se ritengo, come mi ha anticipato Monica Maesani, il procedimento poi possa in futuro essere rivisto e anche migliorato. Mi auguro però che nel frattempo anche la gente, anche i cittadini capiscono che cosa significa partecipazione, perché soprattutto in occasione, diciamo così, del primo incontro, quando saltavano fuori tutte le proposte più disparate, abbiamo assistito effettivamente anche delle proposte che non erano effettivamente da tenere in considerazione, ecco. Questo in parte. L'altra cosa che secondo me dobbiamo tenere in considerazione, dobbiamo scartare, anche la modalità di partecipazione. Il fatto che si potesse votare in quel contesto lì e successivamente attraverso il sito, ha tagliato fuori anche una parte di cittadini che potevano eventualmente votare. Per esempio, mia madre è un utente della biblioteca, però se non l'avessi inserito io il suo giudizio tramite il sito della biblioteca, ne sarebbe stata tagliata fuori. In futuro, ecco, questo magari può essere una proposta da tenere in considerazione. Quando una delle destinazioni, delle proposte, riguarda anche dei ragazzi, non sarebbe male pensare a un consiglio comunale dei ragazzi, ecco, perché penso che tutte e tre le proposte li abbiano indirettamente coinvolti. Ecco, in futuro eventualmente teniamo in considerazione questa possibilità. Claudia, puoi fare solo la dichiarazione di voto di 4 minuti. Vediamo se ci sono degli interventi ancora. Se non ci sono altri interventi, ci sono... Allora, no, perché avevamo invitato le tre relatrici per l'esposizione, poi in realtà il dibattito... avevamo scelto di tenerlo al Consiglio, però visto che sia la maggioranza che l'opposizione hanno fatto domande ai tre relatori, se super brevemente possono dare una risposta, gli passerei la parola, se non ci sono altri interventi. Dopo faccio la dichiarazione di voto. Comincio io tentando di dare una risposta alla domanda di Sergio.
A proposito dei fondi storici, dei fondi speciali e del fondo storico, allora il problema di questo patrimonio, cioè intanto è patrimonio. Sì, è acceso. Allora, si tratta del patrimonio della biblioteca, che è il patrimonio della biblioteca, diciamo, è composto da un patrimonio corrente, da un patrimonio storico, oltre ad alcuni fondi speciali. Si tratta in particolare di fondi librari. E comunque non è tanto il problema se andrà a finire in Villa Trenti sopra o da qualche parte, o in Auris nel deposito, eccetera. Il problema è di avere la disponibilità di spazio, perché anche questo patrimonio, così come il patrimonio corrente, possa essere valorizzato e fatto fruire alla cittadinanza. Perché appunto tutto il patrimonio della biblioteca è di tutti.